Alberto Perino. Da quanti anni fa parte del movimento No TAV? Da 21, da quando è nato. Che lavoro fa? Io faccio il più bel lavoro del mondo, sono un pensionato, quindi non c'è problemi. Quanto tempo dedica al movimento? Forse è meglio che non ve lo dica, perché qualcuno potrebbe anche non crederci. Mi dedico al movimento direi a tempo pieno ormai, grazie al fatto che sono pensionato, quindi, e questo ormai da molti anni. Che cosa rappresenta il movimento No TAV? È solo una forma di protesta oppure qualcosa di più? No, il movimento No TAV è nato come forma di protesta, però adesso ha assunto delle connotazioni enormemente più ampie. Allora, per intanto è diventato un fatto di aggregazione incredibile. Cioè, il movimento No TAV è una cosa unica, è un corpo unico. È veramente una cosa che va al di là delle singole persone e quindi ha inglobato al suo interno le persone. Siamo legati tutti da vincoli di amicizia, di empatia, di dati veramente incredibili. Cioè, alle volte sembra stupido, no? Ma viaggi in macchina, c'è uno che ti fa un sorpasso un po' vigliacco, ti taglia la strada, eccetera. Se dietro c'è un adesivo No TAV, dici vabbè, un No TAV, lascia perdere. No? Cioè, non ti incavoli neanche più, capisci? Cioè, è una situazione molto, io dico molto bella, perché veramente ha affratellato una valle, ci sono dei sentimenti comuni, ci sono delle amicizie, ci sono dei legami che non si poteva prevedere né immaginare, né noi avremmo mai immaginato che il movimento No TAV arrivasse così lontano. C'è poi un dato fondamentale che il movimento No TAV, opponendosi al TAV in valle, in realtà sta facendo un lavoro di protezione della finanza pubblica italiana ed europea, ecco. Quindi travalica i confini della valle, noi altro che essere nimby. Cioè, intanto non siamo nimby perché noi diciamo No TAV né qui, né là, né sopra, né sotto, quindi questo è un dato fondamentale. Noi non è che se lo fanno nella valle vicina ci sta bene, ecco. Quindi da questo lato non siamo sicuramente nimby. Ma soprattutto non siamo nimby perché quest'opera è un'opera assolutamente devastante per le finanze, è un'opera il cui rapporto costi-benefici è assolutamente deficitario, non andrà mai in pareggio. Il professor Prudhomme della Sorbona di Parigi dice che se anche fosse regalata quest'opera, quindi non costasse nulla farla, no? Non riuscirebbe mai ad andare in pareggio nella gestione neanche con i traffici iperbolici previsti dai proponenti dell'opera. Quindi questo è un dato allarmante, un dato preoccupantissimo. Cioè, qui vogliono fare un'opera che non solo costa un mare di quattrini, ma neanche non costasse nulla non riuscirebbe mai ad andare in pareggio. Quindi vuol dire che le finanze dello Stato, al posto della scuola, della sanità, della ricerca, eccetera, dovrà finanziare quest'opera perché rimanga in piedi.